Per fare un esempio di cosa è accaduto qualche mese fa, Iglesias, e ahimè, ai noi, temo che accadrà anche come anzi, il carcere di Iglesias. Cosa è accaduto? È accaduto che qualcuno ha detto: non funziona l'impianto di riscaldamento, quindi come facciamo a mantenere i detenuti senza impianto di riscaldamento? Trasferiamo per 2 mesi, per 3 mesi, in un altro istituto e poi riporteremo tutti. Bene, com'è andata? È chiuso, non aprirà mai più il carcere di Iglesias, salvo utilizzarlo adesso per il problema degli immigrati. Ha ragione, ha torto, non voglio entrare in questo tema che non è questa la sede soprattutto. Questo vuol dire che la nostra preoccupazione è che la strategia goffa di trasferire per le ferie il CTO a Santa Barbara non è altro che un sistema mascherato per far chiudere Santa Barbara. Il CTO, chiedo scusa. Questo significa quindi che noi ci dobbiamo proporre, che stasera qui ci dobbiamo essere tutti, dobbiamo dire al dottor Onnis che non intendiamo assolutamente questa presa in giro, che non lo merita la città, non lo merita il territorio, non lo merita i medici, i paramedici che per anni hanno subito queste umiliazioni da parte di chi ha amministrato la ASL, di destra, di sinistra o di centro, così almeno sgombriamo il campo anche da questioni di appartenenza. Quello che dobbiamo, cioè io ho incontrato i giorni scorsi il dottor Onnis, in realtà ci ha esposto il suo progetto, un progetto veramente interessante, una trasformazione del CTO, 4 piani bellissimi, al primo piano laboratorio analisi, la dialisi, una serie di attività che sono molto interessanti. Però tutto questo a posteriori. Adesso l'intenzione del dottor Onnis è quella di chiudere per ferie, e quindi mandare in ferie sia il personale, ma soprattutto mandare in ferie i pazienti, ovviamente questo è l'aspetto più grave, per 3 mesi. Non aprirà più, quindi noi ci dobbiamo porre come ingredienti a questa vergogna e dobbiamo con tutte le nostre forze reagire. Il fatto che oggi qui ci siano 80 persone non sono poche. Teresa, non sono poche. È una partenza, così come dovete smetterla di... Mi permetto, ma con la confidenza mi riferisco a te e agli altri, di ragionare in termini di quel sindacato e di quell'altro. Noi dobbiamo lavorare a fronte unico. È quello che vogliono dividerci. Se noi continuiamo con le divisioni non andiamo da nessuna parte. Quindi dobbiamo cercare di stare uniti, dobbiamo cercare di difendere la sanità iglesiente e dobbiamo cercare in tutti i modi di cadere in quello che è il loro intendimento. Però io lancio da qui anche una grande preoccupazione. Il progetto per smantellare la sanità in Sardegna è molto più ampio. Non abbiamo capito cosa è accaduto qualche giorno fa con il San Raffaele a Olbia, con i posti letto che andranno a recuperare dai piccoli ospedali, quindi da Iglesias e da Carbonia, perché nessuno mi toglie dalla testa che non riuscirà il governo con la famosa deroga a dare la possibilità di ulteriori posti letto per il San Raffaele, anche se tutta questa strategia è limitata ai primi 3 anni. E soprattutto la vera preoccupazione è un'altra. Questo però lo dico anche cercando di essere molto critico, ma lo voglio fare per stimolarvi. O noi ci mettiamo in testa che in questi territori dobbiamo far crescere la qualità e soprattutto cercare di far crescere quei reparti che sono già strutturati, oppure siamo destinati a morire, verremo annessi a Cagliari, alla teorica ASL 1 o quello che sarà, e il nostro territorio rimarrà così come è scritto nella legge 23, diventeremo un micro ospedale di comunità che dovrà fare una prima assistenza ai nostri pazienti. Ma noi dai residenti ci possiamo permettere questo? Assolutamente no. Io temo che sia arrivata l'ora di reagire, questa occasione è importantissima e ringrazio chi l'ha in qualche modo ideata, però questo è l'inizio di un percorso e dobbiamo andare su un fronte unico ad un'unica battaglia. L'ultima nota, prima di lasciarvi, avrei voluto fare per prima, probabilmente anche qualche mese fa, è sul problema sulle fasce, un caro problema di voi. Qualcuno di qualche collega della maggioranza qualche settimana fa, anche blindato, abbiamo risolto il problema delle fasce.
non è risolto ben nulla. Il problema delle fasce è rimasto così com'era e vi faranno le tratte inutili, perché l'emendamento che hanno approvato in Consiglio non ha portato nessun risultato. I soldi da mettere in bilancio devono essere soldi veri, non virtuali. Pertanto il problema delle fasce, salvo trovare soluzioni, che dobbiamo trovare, perché anche questa è una vergogna pubblica, è una vergogna pubblica, dobbiamo trovare la soluzione. Però il problema non è risolto. Io credo e spero agli amici qui presenti di avere altre occasioni, al di là di quella di stasera, e quella di stasera ci interessa solo per cercare di tamponare l'emergenza, di avere altri momenti di incontro per fare veramente un progetto per il territorio, perché per il momento sia per il territorio del Sud ci si presenta, ma per la sanità sarda non c'è nessun progetto. Grazie.